Ciao ciao a tutti, bentornati, mi rivedete nella stessa mise di mezzo secondo fa del video precedente perché in realtà li sto girando uno dietro l'altro. Stavolta voglio parlarvi di questo romanzo, ovvero Central Park di Guillaume Musso, presumo si pronunci così, è francese. Allora, edito Bompiani, io l'ho acquistato con la promo Bompiani, quello di due libri a 9,90 insieme a Lui è tornato, ve ne ho già parlato, l'ho già letto. Mi sono decisa a leggere questo romanzo, all'inizio mi ispirava tantissimo tra quelli in promozione, poi in realtà una volta acquistato stava lì perché non mi convincevo mai a prenderlo in mano. Mi sono decisa l'altro ieri e ieri l'ho finito. Quindi praticamente l'ho letto in un giorno, cioè ho detto alla faccia che non mi ispirava, come mai? Allora, di cosa parla? Parla di questa ragazza, Alice, o Alice, non saprei, si sveglia una mattina, è francese, lei abita a Parigi, vive a Parigi, è una poliziotta, lavora a Parigi, si sveglia una mattina ammanettata ad un uomo, Gabriel, su una panchina di Central Park a New York, e questo uomo il giorno prima era a Dublino. Quindi da qui parte tutta questa avventura che poi loro affronteranno comunque insieme per cercare di capire il perché e il per come si sono risvegliati a chilometri e chilometri, migliaia di chilometri di distanza da dove si trovavano il giorno prima e soprattutto ammanettati. Quindi partirà tutta questa indagine che loro svolgono in solitaria, diciamo, fino ad arrivare a un finale che ti lascia veramente cioè era dai tempi, non posso fare spoiler, vabbè, dai tempi della psichiatra che non leggevo un finale del genere, che veramente dici ma sul serio? Cioè ti ribalta completamente in tre pagine tutto quello che hai letto finora e quindi è veramente veramente bello, non te lo aspetti. Poi la scrittura è molto scorrevole, a volte i capitoli sono brevi e quindi questo aiuta secondo me a mantenere il ritmo veloce della lettura. Si legge veramente veramente in un niente, sono anche pochine le pagine, meno di 300, ma ne vale veramente veramente la pena. Ho letto tante recensioni discordanti, nel senso tantissime belle, ma ne ho lette anche alcune che no, non rimangono per niente soddisfatti, soprattutto dal finale. Invece a me il finale è proprio quello che mi ha detto ma va, sul serio, com'è possibile? Quindi io ve lo consiglio vivamente. A me è piaciuto tantissimo e mi manca un po', cioè ci ho messo troppo poco a leggerlo perché 24 ore è troppo poco e mi manca un po'. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!